paleolitico l'etimologia è età della pietra antica o età dell'antica pietra. In questo periodo l'uomo lavora la pietra ma in maniera molto rudimentale. Si parla di pietra schiacciata. Viene presa una pietra e viene rotta, viene lavorata in maniera rozzolana, in maniera molto semplice, e per questo viene chiamato periodo della pietra antica. Gli oggetti prodotti con le pietre sono oggetti rudimentali. La lavorazione della pietra è molto grezza. Il periodo intermedio al paleolitico, età della pietra di mezzo. L'uomo inizia a lavorare in maniera migliore i suoi oggetti. Il neolitico è il terzo periodo della pietra nuova, viene chiamato età della pietra nuova, in cui l'uomo inizia a lavorare i suoi oggetti costruiti con la pietra in maniera migliore. La pietra viene levigata, si parla di pietra nuova, pietra levigata. In questo periodo viene fatta un'importante invenzione che cambierà radicalmente la vita dell'uomo. Si parla dell'agricoltura. L'uomo da nomade diviene sedentario, l'uomo può scegliere di divenire sedentario. Neolitico, età della pietra nuova. Pietra schiacciata, no, pietra levigata, a differenza della pietra schiacciata del paleolitico. Questo è l'ultimo periodo dell'età della pietra, che si conclude con l'invenzione della scrittura, che avviene circa nel 3000 a.C.